voi quando volete. Una bella serata di calcio, quindi, questa sera. Sì, con il pallone al centro, le grandi squadre, il pubblico, quello che volevamo in fin dei conti. Volevamo semplicemente uscire dalle aule dei tribunali, dimenticare il fatto che avessimo chiuso gli stadi. Sono passato in alcune città a chiedere scusa, anche se non ne avevo molta colpa, però forse questo termine della scusa dovrebbero cominciare a dirla in tanti. Ma li aspettiamo, c'è sempre tempo perché lo dicano, ma il bello è che è tornato queste, le bandiere, i colori, le emozioni, a volte si vince, a volte si subisce un gol, due belle squadre, questo è il calcio. E la linea della Lega tra l'altro è stata quella vincente, quella che ha sempre avuto, no, dall'estate. Sì, se avessero seguito quello che noi avevamo detto il 10 agosto non saremmo stati, però possiamo dimenticare che abbiamo chiuso i campi dei ragazzini, è stata veramente una brutta vicenda, abbiamo chiuso tanti stadi quando la gente voleva andare a giocare e a vedere le partite e noi in realtà dobbiamo portare la gente allo stadio, non dobbiamo chiudere gli stadi. Bene, abbiamo ricominciato, è una faticata. Però siamo, in fondo ci dobbiamo chiedere perché quest'Italia così scassata regge. Regge perché c'è il volontariato, ci sono le eccellenze delle professioni in questo paese e ci siamo noi, la Lega del Calcio dei Comuni d'Italia, che sta sotto, pulsa, a volte se no non si capisce perché falliamo e poi riprendiamo. E la gente ha bisogno anche di calcio, di gioia. Noi cerchiamo di darglielo. L'ultima cosa, cosa serve anche all'intero movimento della Serie C, sia per evitare quelle situazioni, anche Arezzo ne sa qualcosa, visto i suoi viaggi qua ad Arezzo nei mesi scorsi, per evitare quelle situazioni e per dare ancora più lustro a questa categoria? Regole che consentano di avere la certezza che nel momento in cui ci si iscrive le società siano sane, senza concedere deroghe, in tempi certi, in modo tale da evitare quello che abbiamo avuto in questa lunga estate. Dobbiamo dare una sostenibilità economica al campionato, in modo tale anche da questo punto di vista ci sia una corrispondenza e il dato economico non falsi il campionato, non determini il risultato sportivo. E poi una forte identità, identità che noi stiamo cercando e vogliamo affermare, cioè di questa Lega che è il reticolo di questo paese, la storia di questo paese e che vuol mettere in campo tanti giovani per riprendere quel cammino che si è interrotto con la Svezia. Tutte le volte che noi perdiamo la nostra mission, la nazionale non va avanti, quindi è un problema di sistema di calcio, del sistema, e noi abbiamo una mission, quella del territorio e quella dei giovani, è la più bella mission e mi permetto di dire la più bella lega che c'è in questo paese.